Salve a tutti dal circuito internazionale del Bahrain di Sakhir. I piloti sono già sulla griglia di partenza e gli ingegneri fanno gli ultimi controlli prima dell'inizio della gara. Oggi gareggeremo lungo i 5.300 metri del magnifico circuito internazionale del Bahrain, con 15 curve e due zone DRS nelle curve 1 e 11 che dovrebbero creare alcune ottime opportunità di sorpasso. Tenete d'occhio i piloti che bloccano l'anteriore sinistra nella difficile zona di curva 10. E mentre attendiamo l'inizio di quella che speriamo sia una gara divertente tanto per i piloti quanto per il pubblico, ho un'altra domanda per te Luca: che strategia ti aspetti di vedere oggi? Credi che i piloti si concentreranno più sulla gestione delle gomme o del carburante? Beh, sicuramente terranno presenti entrambi gli aspetti, come sempre. Non credo che questo circuito sia diverso dagli altri in questo senso. Però sono convinto che molti piloti effettueranno il primo pit stop molto presto per sfruttare le gomme nuove. Se riesci a rientrare prima dell'avversario che ti sta davanti, a fare un pit stop veloce e a spingere al massimo nel giro di uscita, potresti guadagnare 1 o 2 secondi. Credo che sarebbe una buona strategia per quei piloti costretti a stare negli scarichi degli avversari più lenti. Bene, dopo le appassionanti qualifiche di ieri, diamo un'occhiata alla situazione. Daniel Ricciardo partirà dalla pole position e Lewis Hamilton completa la prima fila. E ora vediamo il resto della griglia. Raikkonen, Bottas, Sebastian Vettel e Verstappen, Alonso, Perez, Grosjean e Carlos Sainz, Ocon, Hülkenberg, Stoffel Van Dorn e Magnussen, Ericsson, Gasly, Brandon Hartley e Lance Stroll, Sirotkin e Charles Leclerc completa la griglia. È quasi il momento di accendere i motori. Andiamo in pista. Modera la velocità quando raggiungi la prima curva e fa attenzione alle auto che frenano davanti a te. Se qualcuno creerà dei problemi, forse riusciremo ad approfittarne, però cerca di non essere tu quel qualcuno. Bene, in questo giro cerca di portare la monoposto in temperatura. Vogliamo anche verificare che il cambio funzioni bene, perciò ingrana tutte le marce se ti è possibile. Il radar mostra sereno, le condizioni meteorologiche per adesso sono buone.
Siamo partiti bene. Ben fatto, hai conquistato una posizione. Da adesso il DRS è consentito, puoi usarlo nelle zone DRS quando ti avvicini a meno di un secondo dall'auto che ti precede. Hai solo una sosta a disposizione adesso, ultima sosta. La finestra del pit stop si aprirà fra 3 giri.
Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme morbide. Sei a 3 giri oltre il target di carburante, inizia a consumarlo. Il distacco dalla vettura che ti precede è 1,5 secondi. È tempo di entrare nei box. Completa il giro nel minor tempo possibile. Torna ai box in questo giro e ricorda il limite di velocità o riceverai una penalità. Ricordatene quando ti avvicini.
Vai, parti, saremo in gara all'uscita dai box. Fai attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara con il treno attuale. Aumenta i giri del motore, sei a 2 giri oltre il target di carburante. Marcus è ai box, ripeto, sosta per Marcus. Il distacco dalla vettura davanti è 13,4 secondi. La vettura davanti a te è rientrata per montare gomme morbide. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 4,8 secondi. Splendido, bel... Davanti c'è Magnussen. Distacco dall'auto davanti, 2,0 secondi. Monta gomme morbide e nuove. Le sue gomme sono state montate un giro fa. L'ultimo giro è stato 1,56,8. Thank you.
La vettura che ti precede è una Haas. Il carburante è a posto, lo stai gestendo molto bene. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 2,3 secondi.
Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Bello, che sorpasso! Ok, il distacco è 7,7 secondi. Ok, via libera. Alcune informazioni su Grosjean. La vettura ha un grave problema, a quanto pare dovrà ritirarsi. Sei all'ultimo giro. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Ok, gara finita. Fai attenzione alla macchina mentre entri. E la Mercedes ha ottenuto una grande vittoria oggi. Dunque, Luca, cosa ha fatto per esaltarsi nella gara di oggi? Penso che oggi la costanza sia stata il fattore fondamentale. Un conto è essere veloci, un altro è esserlo di giro in giro. Se ci riesci, puoi capitalizzare sugli errori altrui senza commetterne troppi da parte tua. E questo è un approccio che può portarti molto avanti in pista. Ecco i piloti che escono a prendere i trofei da portare a Brackley dopo un altro gran premio eccellente.
Vorrei farti una domanda, Luca. Secondo te, chi è il pilota del giorno?